Dottore, stiamo girando in tondo. Ci troviamo in una situazione di stallo. Ho speso un patrimonio e siamo ancora lontani dalla soluzione. Ma mi descriva la sua giornata tipo. Faccio la lucertola al mare. Bevo qualcosina. Poi si fanno le 6. Alle 6 ora d'aperitivo. Torno in centro, bevo sempre qualcosa, due cazzate con gli amici. Poi vado a cena. Mangio una cosa. Poi Guardo un po' la TV svogliatamente. se mi capita la serata buona esco. E se c'è qualche serata mi lancio. Altrimenti vado ai pub e mi pio una birretta. Altre chiacchiere e Annan. poi. No, vabbè. Sicuramente sono io che mi faccio troppi problemi. O forse sono un caso disperato. Ma no, ma no. Ma Latina è una bella città. Ci sono i giardinetti. Ha visto? Adesso li hanno rifatti, sono bellissimi. Poi, se vuoi, ti prendi un gelato. Oppure ti sdrai in un prato e stai lì e riscopri te stesso. E poi ci sono le giostre. Che poi tu ce magni coi soldi dei noi ragazzi che se rompe porcazzo, eh? Dove stanno i soldi mia? Che te ci sei comprato? Il macchinone? La villetta? Te porti la donna tua a fare le cene de lusso? Go te parto! Dottore, mi deve scusare. Il fatto è che cerchi di capirmi. Latina è una palla. Infatti, che c'è sta in Piazza del Popolo? Una palla! Gli amici miei avevate, sono tutti dovuti andare chi da una parte, chi da un'altra. Chi è Ibiza? Chi è Gallipoli? E invece a me, fra studio e lavoro, mi è toccato rimanere a Latina. Il massimo che posso fare è ammiccare le pischelle sulla pista ciclabile. Ma mi scusi, da quant'è che va avanti questa storia? Oramai saranno un bel po' di mesi. Capisco. Dottore, ma non è che ce l'ha una soluzione?